Grazie Bruno. Di corsa, sono di corsa perché devo andare a casa dopo le parole del presidente Martinelli a preparare le valigie per spostarmi a Panama. Mi mancherà un po' la Repubblica, mi mancherà l'Unità, mi mancheranno Zero, mi mancheranno i PM, però cercherò di sopravvivere ugualmente. E quindi, caro Riccardo, preparami un'accoglienza degna e hai raccontato tutta una serie di attrattive che certamente ci sono, che conoscevo, per quanto riguarda il tuo bel paese. Poi in privato ti prego di provvedere anche ad altre attrattive che mi stanno molto a cuore. Ne parliamo dopo noi due. Bene, il governo tramite me dà il benvenuto più cordiale, direi affettuoso, al Presidente, ai suoi collaboratori, ai vicepresidenti degli altri paesi, ai ministri, agli ambasciatori che sono qui convenuti da 27 paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Il governo italiano si riconosce totalmente nell'intervento che è stato qui fatto dal Ministro degli Esteri, quindi non starò a ripetere tutto ciò che lui così bene e così puntualmente ha detto. Abbiamo sempre guardato all'America Latina facendo il tifo per la sua democrazia, cosa che ormai si può dire raggiunta, anche l'eccezione dell'Honduras con le elezioni democratiche farà rientrare questo paese nell'ambito della democrazia. Dopodiché c'è un altro traguardo per cui noi facciamo il tifo, ed è quello dell'integrazione tra i vari paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Stanno procedendo sullo stesso percorso che abbiamo conosciuto noi in Europa, la comunità del carbone e dell'acciaio, e poi il MEC, il mercato comune europeo, e poi via via, sino alla Unione Europea, che in questi giorni si è data finalmente, dopo il Trattato di Lisbona, un presidente per 2 anni e mezzo, un ministro degli esteri per 2 anni e mezzo con possibilità, anzi per 5 anni il ministro degli esteri, ma anche il presidente ha la possibilità di essere continuato per quanto riguarda altri 2 anni e mezzo. Questo perché l'Europa deve proporsi come protagonista sulla scena mondiale, portando i suoi principi, i suoi valori, la sua tradizione, la sua cultura, e anche, perché no, la sua capacità economica in tutto il mondo. E io credo che debba farlo prioritariamente con il continente che esprime le maggiori vicinanze all'Europa stessa, che è l'America Latina. In particolare noi dell'Italia sappiamo di avere in America Latina un popolo di italiani o persone che hanno avuto il nonno, il padre italiano, di oriundi italiani, che ci danno la possibilità di sentirci a casa nostra quando siamo in contatto con le organizzazioni culturali, universitarie, politiche, economiche, industriali che vengono da lì. Quindi direi che questo tragitto insieme per contare nel mondo è qualcosa che sta troppo nel nostro interesse, troppo evidente per poter essere trascurato. Quindi vediamo da tifosi il movimento integrativo dei paesi dell'America Latina e da interessati guardiamo ad un'alleanza con l'America Latina stessa per essere protagonisti e portare la cultura di quello che è stato definito il nuovo Occidente e quindi l'Occidente globale, che non sono due o tre, non soltanto noi e l'America, non soltanto noi e l'America Latina, ma l'Occidente uno solo, con i suoi valori, con i suoi principi, con la sua democrazia in tutto il mondo. E questo lo dobbiamo fare perché nel mondo ci sono dei protagonisti che ancora non conoscono e non applicano quelli che sono i nostri più basilari valori. Parlo di paesi dell'Oriente che in questo momento si presentano prepotentemente sulla scena mondiale e che hanno degli incrementi della loro forza lavoro da farci rabbrividire.
mi diceva recentemente qualcuno che è venuto dalla Cina, che ogni anno dalle campagne entrano come forza lavoro nelle industrie intorno alle grandi città 15.000, anzi sono 20.000, 20 milioni, ma poi ce ne sono 5 milioni che ritornano, avendo passato un certo periodo di tempo e avendo messo da parte un certo gruzzolo, ritornano nei loro paesi dove vivono bene per tanto tempo. A questi si aggiungono 8 milioni di studenti che escono dall'università. Se non vado errato, io sono sempre stato più forte nelle materie letterarie che in aritmetica, ma fanno 23 milioni e appunto, se non vado errato, corrispondono al numero della nostra forza lavoro italiana. Perciò prepariamoci ad una offensiva forte fatta di questi numeri nel futuro. E per resistere, se così vogliamo dire, a quella che sarà sicuramente questa offensiva, io credo che dovremmo veramente unirci e lavorare insieme, forti della nostra storia, della nostra tradizione, dei nostri comuni valori, dei nostri comuni principi. Ci sono tante opportunità di lavoro per le nostre aziende nell'America Latina. Bene, cercheremo di essere più presenti, di sostenere le nostre aziende che vorranno essere lì con il loro know-how e con la loro esperienza. Io ho accolto con grande piacere l'invito che il Presidente Martinelli mi ha fatto per la primavera prossima e sono lieto davvero di poter essere invitato a questo convegno che vedrà la presenza di tutti i paesi dell'America Latina. Ho anche, e sto anzi programmando, una mia visita anche in altri paesi dove ci sono molti italiani, come il Brasile, come l'Argentina e anche il Messico. Da Presidente del G8 quest'anno ho ampliato la formula del G8 in G14, invitando anche il Messico e il Brasile. E poi a questi paesi si è aggiunta l'Argentina nel G20, e quindi l'America Latina è già assolutamente presente nei grandi organismi di governance del mondo stesso. Finisco ringraziando Bruno Ermolli, il Presidente di Confcommercio, Presidente della Regione, il Sindaco di Milano, per avere organizzato questo convegno, da cui mi auguro possano uscire anche dei momenti di concretezza. Io avrò fra poco un incontro con il Presidente Martinelli in cui parleremo di cose assolutamente concrete e credo che questo sia già un buon modo di cominciare i lavori di questa conferenza. Ma da quello che ho sentito già a tavola, telefonate che ci siamo scambiati con i presidenti di Finmeccanica, di Fincantieri, di Eni, eccetera, credo che ci siano molte cose che possono essere concretizzate con l'occasione della permanenza qui a Milano dei rappresentanti di tutti i principali governi dell'America Latina. Quindi io mi auguro che i lavori possano avere non soltanto un esito di interesse, di avvicinamento, di conoscenza tra le nostre due realtà, ma anche esprimersi nella concretezza di accordi pragmatici, concreti, appunto, che possano far sì che i legami, i ponti tra le nostre due realtà, quella europea e quella sudamericana, possano veramente fondarsi su delle partecipazioni e delle copartecipazioni insieme su anche importanti lavori. Grazie anche Presidente Martinelli, perché so che è stato molto importante il suo supporto per Impregilo, che è così diventata la protagonista come impresa italiana del più grande lavoro del mondo, come lei ha ricordato. Bene, io da Presidente del Consiglio impiego molto del mio tempo per la diplomazia commerciale italiana. Non è mai stato fatto, credo, mai così tanto e con così tanto impiego di tempo dai miei predecessori, ma credo che sia assolutamente importante per ciascuno di noi di essere ambasciatori anche della nostra forza di impresa e quindi io verrò da lei e mi tratterò con gli altri paesi proprio anche come portatore di tante possibili offerte, perché i nostri know-how, che sono così importanti, così antichi, possono offrirvi anche tante possibilità di modernizzazione in tempi veloci e da prezzi contenuti, perché normalmente vinciamo anche tutte le gare. Grazie ancora Presidente, grazie a tutti voi, buon lavoro e tanti auguri a tutti dal profondo del cuore.